Grazie Eugenio, grazie al moderatore, buon pomeriggio a tutti voi e anche a quelli che ci seguono in streaming, visto che Genovesi ci dice che abbiamo molto seguito. Ok, perfetto, oggi vi parlo di mammiferi, non tanto entrando nel merito degli esiti. Scusate, ok, non è ancora caricata, non si sposta. Ok, perfetto, ok, va bene lì. Per essere rapido ho fatto una cosa, vi stavo dicendo, non tanto entrando nel merito degli esiti, ma anche discutendo forse in prospettiva e incentrandolo più su quello che potremmo aspettarci dal prossimo sessennio di rendicontazione. Quando parliamo di mammiferi parliamo certamente di un gruppo non numeroso, come mutuando quello che ci ha ricordato Fabio Stock stamattina, quando nei giorni della creazione Dio era più interessato ai coleotteri che non ai mammiferi, certamente, ma se ha donato qualche caratteristica ai mammiferi, questa è certamente la caratteristica dell'attrattività. I mammiferi non sono specie che ci lasciano indifferenti nel bene e nel male, da cui anche, come dire, in un certo senso la loro maggior rappresentatività anche nell'ambito della direttiva Habitat. Dico nel bene e nel male perché questo provoca ovviamente delle note conseguenze nell'applicare le strategie di conservazione e di gestione dei mammiferi, passando dall'estremo dell'odio e dell'opposizione verso alcune specie a un approccio talmente empatico ad altre da scavalcare un più rigoroso e corretto approccio scientifico nel dettare le strategie gestionali. Quindi, ciò detto, lavoro che espongo oggi a nome dell'Associazione Teriologica Italiana, l'associazione che si occupa di mammiferi in Italia, che ha visto la collaborazione dei diversi soci nell'ambito di questo progetto di monitoraggio, ha incluso cinque specie di, tra virgolette, piccoli mammiferi, piccoli e medi mammiferi che vedete elencate, 8 specie di carnivori e 6 taxa di ungulati, perché in senso stretto anche qui non parliamo esattamente di specie, a volte ci incentriamo sulle sottospecie, sulle 34 specie, quindi la totalità di specie di pipistrelli che vengono incluse tra l'allegato, le 12 presenti in Italia in allegato 2 e le 34 appunto che sono incluse in allegato 4 complessivamente. Questa carta di sintesi, che indica il numero di specie mammiferi complessivo, ci indica di fatto una sostanziale ribadire quello che è stato detto anche per gruppi precedenti o nell'analisi più complessiva, che ci sono alcune aree, in particolare le catene appenniniche alpine, che dove concentrano la maggior parte di specie rispetto ad altre aree, vedi la pianura padana, ma in generale le aree molto urbanizzate, quindi con una forte modificazione, alterazione degli habitat o meglio degli ecosistemi che vedono un minor numero di specie. Il processo che ha portato all'analisi di questi dati che ovviamente, come è stato ricordato più volte, partono da un lavoro capillare che è stato portato a termine dalle regioni e dalle province autonome, ha visto anche nel contesto dell'Associazione Teriologica Italiana il coinvolgimento di esperti che si sono riuniti, hanno lavorato sui dati congiuntamente per riuscire a ottenere i risultati che vedete. Ovviamente è già stato ribadito più volte, è la miglior procedura che si può mettere in atto con i dati a disposizione, non è il livello di massima possibilità di analisi dei dati per riuscire a recuperare sia da un punto di vista qualitativo ma soprattutto quantitativo delle informazioni interessanti. Questi sono gli esperti che sono stati coinvolti in queste fasi di lavoro. Allora, per quanto riguarda i mammiferi vi propongo, ma perché poi in prospettiva vi dicevo mi interessa condividere con voi delle analisi rispetto a quello che potremmo fare nel prossimo sessennio, vi
propongo i risultati rispetto allo stato delle prospettive future, proprio per lanciare un sasso nella direzione di valutare in prospettiva quello che congiuntamente possiamo sviluppare nei prossimi 6 anni per cercare di migliorare questo processo che fino adesso ovviamente ha dato dei buoni risultati, ma che potrebbero essere ulteriormente migliorati. Allora, per quanto riguarda il gruppo che impropriamente definisco per semplicità dei piccoli e medi mammiferi, vedete che è indicato uno stato di conservazione inadeguato, in prospettiva quindi, per quanto riguarda la lepre variabile o lepre comune o lepre bianca nell'ambiente alpino, e c'è questo aspetto su cui non è possibile trovare delle possibili andamenti per il futuro, perché non abbiamo sufficienti conoscenze. Ecco, questo è un elemento che va un po' in distonia rispetto a quello che vi dicevo prima per quanto riguarda i mammiferi, che è una sorta di paradosso, cioè abbiamo appena visto che sono specie di grande attrattività in qualche modo, su cui però purtroppo, e in particolare per alcune specie, non abbiamo ancora dati di dettaglio che ci permettano di esprimerci in merito a una loro criticità nell'immediato futuro, e quindi di fatto non ci danno gli strumenti per riuscire a gestire nel modo adeguato le popolazioni. Non dico niente di nuovo quando evidenzio che tra i chirotteri, tra i pipistrelli, esistono le principali criticità. I pipistrelli, come vi dicevo, sono inclusi tutte nella direttiva Habitat 12, nell'allegato 2, che evidenziano delle criticità serie, in particolare alcune specie, seguendo un trend che non è solo caratteristico del nostro paese, ahimè, ma è un trend a livello europeo. Mi riferisco in particolare ad esempio al rinolofo minore, che è in decrescita su tutto l'habitat europeo, anche in relazione alle loro ridotte capacità di ristabilire delle popolazioni numericamente accettabili in relazione proprio alla loro ridotta capacità riproduttiva. Per quanto riguarda le 8 specie di carnivori, emerge, ma questo l'ha già sottolineato Genovesi nella sua relazione d'apertura, come l'orso da un lato rimanga al centro deve rimanere al centro delle attenzioni, sia nell'area alpina per questo purtroppo decremento dell'interesse verso la specie, ma soprattutto nell'area mediterranea con l'orso marsicano, mentre la lince, diciamo, ha problematiche diverse, se non altro non possiamo ancora parlare di popolazioni stabili nel nostro paese. Per quanto riguarda i sei taxa di ungulati considerati, premesso che si potrebbe fare una lunga digressione sui taxa considerati in questo ambito, ma diciamo quello che in prospettiva, quindi nell'immediato futuro, evidenzia alcune criticità di conservazione è lo stambecco, in relazione ancora alla sua presenza in nuclei separati e soprattutto ancora da riferirsi all'arco alpino centro-occidentale. Vi dicevo, vorrei ragionare con voi più in prospettiva, più che giustamente, anche se volete fare una celebrazione delle attività svolte in questi ultimi 6 anni, ma ragionare in prospettiva sui 6 anni prossimi. Questo perché è fondamentale, lo ricordavano anche i colleghi e sindaco in particolar modo che mi ha preceduto, i dati di rendicontazione devono essere soprattutto utilizzati per pianificare delle strategie adeguate di intervento, di conservazione, di gestione delle specie. La rendicontazione, i 6 anni di rendicontazione, quindi al di là della domanda retorica, sono ovviamente non un traguardo ma un punto di partenza, anche perché, come è spesso stato sottolineato, ragioniamo su delle entità che sono delle realtà dinamiche, che quindi dobbiamo continuamente tenere monitorate, avere il polso della situazione proprio per riuscire a intervenire nel modo più corretto, in particolar modo su quelle specie
che in qualche modo identifichiamo come prioritarie, non in senso stretto direttiva Habitat, ma su cui dobbiamo ampliare i nostri sforzi di intervento. Questo va nell'ottica di ragionare fin da subito, e ogni giorno mancato è un giorno perso in quest'ottica, ragionare sulla una raccolta standardizzata di dati che ci permetta di ragionare sulle serie storiche, che ci permetta quindi di avere una quantità di dati raccolta in modo standard, che ci permetta di fare valutazioni sugli andamenti. Vi dicevo, è paradossale contrapporre nella premessa che vi facevo l'idea che i mammiferi hanno questa caratteristica di attrattività, che quindi sono sempre al centro degli interessi, vuoi per utilizzo diretto, vuoi per impatti che alcuni mammiferi hanno sulle attività umane, ma rimane questo paradosso che su molte specie, questo è un grafico che come vedete riguarda gli andamenti nell'ambito delle red list, però è un discorso che si può ampliare tranquillamente a molte delle specie che sono state incluse nell'ambito della rendicontazione tra i mammiferi, su cui non si hanno sufficienti conoscenze per valutare quali sono le problematicità e quindi di conseguenza valutare come intervenire. Abbiamo ovviamente poche risorse, negli ultimi anni ancora di meno, non abbiamo perso ovviamente l'idea che la conservazione dell'ambiente e della fauna debba avere una sua centralità, dobbiamo quindi ragionare in termini di strategie condivise tra i diversi stakeholders che prendono parte a questo, a vari livelli, nell'ambito di questa catena di trasmissione delle informazioni, a partire dagli enti gestori dei siti Natura 2000, passando tra le regioni, le province autonome, il Ministero e arrivando fino alla Commissione europea, riuscire a pianificare, quantomeno a livello di paese, di nazione, una modalità, un modello di interazione tale che riesca a massimizzare le poche risorse a disposizione per fare in modo che le problematiche legate all'acquisizione dei dati, alla validazione dei dati, alla raccolta di dati che ci permetta di avere delle serie storiche di dati analizzabili siano superate. Nel migliore dei modi, prima sentivo parlare dell'approccio attraverso la citizen science, che è un approccio che io condivido tantissimo, che ha una funzionalità soprattutto nell'ambito del coinvolgimento, della comunicazione. Ecco, non facciamo l'errore di mutuarla sostanzialmente dicendo facciamo raccogliere a costo zero dei dati, perdendo questo sapere esperto che da anni, che si è costruito in anni di esperienza, che si basa sulla capacità dei nostri tassonomi, di chi si occupa di autoecologia, che quindi può mettere in gioco le sue esperienze per fare delle valutazioni attente. Il costo non è solo legato alla raccolta del dato puntiforme, anche se nel migliore dei modi con le coordinate, con il GPS, ma è anche all'interpretazione del dato. Quindi la citizen science, il coinvolgimento dei non esperti nella raccolta dei dati va bene come supporto per massimizzare la raccolta del dato, ma certamente non deve essere contrapposto invece a una valutazione di esperti nei vari settori, auspicabilmente che si coordinano anche nell'utilizzare il dato per riuscire a pianificare strategie. Io sono d'accordo con coloro che mi hanno preceduto e che dicevano ok all'approccio specie specifico, cerchiamo di fare il passo ulteriore, cioè di orientarci verso una conservazione degli ecosistemi, dei processi ecosistemici, chiamiamoli come vogliamo, ma delle interazioni che dobbiamo mantenere a medio-lungo termine. E questo, per raggiungere questo obiettivo, al di là della sinergia, della collaborazione tra tutti gli stakeholders, ma anche tra tutti gli esperti
delle diverse specie, habitat, che possono interagire meglio per comprendere gli andamenti ecosistemici, è fondamentale che passi attraverso una raccolta dei dati che sia ottimale, perché con questa metafora, se introduco in un sistema complesso che mi analizza alla perfezione il dato e mi pianifica le strategie, se il dato non è di alta qualità, ciò che può fuoriuscire non è certo una sorta di ripulitura del dato che diventa a sua volta di interesse e acquista ulteriore valore. Se entrano dati di scarsa qualità, si possono pianificare strategie di conservazione non all'altezza della situazione. Concludo dicendo inoltre che, e anche in questo caso mi rifaccio alla provocazione del dottor Laporta, no? Che diceva sforzatevi non di parlare esclusivamente tra di voi, ma di riuscire a trasmettere i messaggi all'esterno. Questo è un approccio fondamentale. Vedo molti in sala che mi hanno insegnato queste cose, magari anche indirettamente seguendo seminari, lezioni, dibattiti che hanno coordinato o promosso. C'è molta gente che sono sicuro può continuare a orientare il discorso in questa direzione, ma per noi è fondamentale riuscire a trasmettere al più ampio pubblico possibile, quindi all'opinione pubblica, dei messaggi chiari rispetto alle tematiche di conservazione della fauna. Parlo per me dei mammiferi, ma il discorso penso che si possa estendere anche a tutti gli altri gruppi faunistici, perché per pianificare strategie di conservazione adeguate non è possibile pensare di farlo a prescindere da un consenso più o meno generalizzato rispetto all'opinione pubblica. Grazie mille per l'attenzione.